mia testa suona, suona il ballo disco. Io ne ho lette cose che voi umani non potreste immaginarvi. Il sociale sui social e non solo. A cura della redazione di News Rimini e Rimini Social. Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con Io ne ho lette cose, la nostra rassegna stampa dedicata al mondo del sociale, dell'ambiente, della cultura. Oggi è martedì 24 ottobre, sono le 10:04 in questo momento e noi apriamo in un mondo tutto sommato, in una situazione piuttosto in bilico e vicino a un'escalation preoccupante. Noi però parliamo di poesia. In particolare parliamo della manutenzione della poesia e del cantiere poetico di Sant'Arcangelo che parte proprio oggi e continua con una serie di appuntamenti sino a domenica 29 ottobre. E ne parliamo con Fabio Biondi, che è proprio curatore del cantiere poetico di Sant'Arcangelo, che ringraziamo di essere qui con noi in una giornata in cui sicuramente avrà tantissimo da fare. Fabio, buongiorno. Grazie. Buongiorno a voi. Grazie per essere qui con noi, per aver trovato qualche minuto. Allora io ti chiedo se ci racconti un po' che cosa ci proporrà questa nona edizione e anche cosa significa fare manutenzione della poesia. Allora, intanto siamo arrivati alla nona edizione, che per un progetto dedicato alla cultura della poesia non è sempre molto facile, anche se si svolge a Sant'Arcangelo, che ha una profonda storia e tradizione di poeti del Novecento, del secondo Novecento. Vuol dire prendersi cura di qualcuno, di qualcosa, perché la poesia noi la interpretiamo non solo come linguaggio, come letteratura, come parola scritta, ma come modo di comportarsi anche tutti i giorni, quindi comprendere il valore delle differenze, l'inclusione e in qualche modo cercare di comportarsi come in maniera poetica nel rispetto della vita, che guarda chiaramente all'arte contemporanea. Questo un po'. E quest'anno, diciamo, abbiamo preso a prestito due sentimenti, la passione e l'errore, che poi sono forse la stessa cosa per alcuni e anche per me, dove comunque cerchiamo di, specialmente nel lavoro con le scuole, dare un valore alla bellezza dell'errore, alla possibilità di sbagliare come una forma di crescita e di informazione. Oggi questo in effetti è un po' il senso del titolo. Si tende molto a stigmatizzare l'errore, a vederlo come un punto fermo da cui non si esce più. Esatto. Purtroppo anche a scuola, ma anche nella vita, diciamo, adulta, oggi occorre per essere belli, performativi, perfetti, non sbandare mai, non cambiare direzione. Invece proprio nell'errore, nella storia dell'errore, nella scienza, nella letteratura, nel genere umano, è stato fonte di informazione, di crescita e di scoperte di nuove possibilità. Quindi noi proprio in questo momento di difficoltà sociale, culturale e antropologica vogliamo ribadire la bellezza dell'errore, specialmente per i bambini, dove la scuola purtroppo diventa veramente una questione molto grave. A volte i bambini si vergognano e quindi nascondono delle emozioni. In che modo questa storia dell'errore, questa rivalutazione, anche questo cambio di punto di vista sull'errore verrà proposto attraverso gli incontri del cantiere poetico di questi giorni? Allora, la poesia e il cantiere poetico dialogano con l'arte contemporanea, quindi gli spettacoli che abbiamo scelto, gli autori, i registi, sono tutti portatori di una bellezza che lavora sull'errore e sulla diversità. Da Antonio Di Ganò, Armando Punta, Luigi Deria, sono tutte opere che nascono comunque su questa, dare un valore all'errore, la possibilità di commettere errori. Poi abbiamo invitato delle poetesse, tante, che hanno proprio accettato questo tema e quindi presenteranno libri, faranno delle letture sceniche sul tema, per esempio. E poi abbiamo fatto delle conversazioni di pubblico utilità, dove abbiamo invitato intellettuali, giornalisti, scrittori, dove ognuno racconta il rapporto tra passione ed errore. Per esempio la Sara Zambotti, autrice di Caterpillar, incontrerà Davide Cerullo, che è un camorrista, ex camorrista, che oggi è diventato un animatore a Scampia. Raccoglie i bambini per strada e li porta a Scampia a leggere poesia, a leggere libri. Quindi tutte persone che hanno in qualche modo lavorato sull'errore hanno commesso errori e oggi ne rivalutano la potenza emotiva.
Quindi sicuramente un approccio molto, molto stimolante anche per i ragazzi che sì, parteciperanno agli incontri. Come sei arrivata a questa edizione del cantiere? Siamo arrivati, nel senso, adesso bene, perché questa edizione sta avendo un grande successo, molte richieste di pubblico. Molti spettacoli sono già tutti esauriti, stiamo lavorando sugli incontri adesso. Siamo arrivati perché Sant'Arcangelo, la cultura è importante, la poesia è molto importante, un'amministrazione ha scommesso sulla bellezza della cultura, sulla necessità della cultura, sulla cultura che produce senso, non solo ricchezza, ma produce senso. E quindi diciamo, c'è una comunità grande, vasta, di cittadini che da anni sostiene il progetto. Presente la chiamata pubblica, il primo venerdì sera, ci sono 45 lettori poi di Sant'Arcangelo che leggeranno delle proprie poesie. C'è un sentimento molto diffuso a Sant'Arcangelo sulla poesia, ma sulla cultura in generale. E noi ne stiamo interpretando la tradizione e la possibilità di sperimentare delle nuove vie. Fabio, grazie per questo intervento. Rilanciamo allora il cantiere poetico di Sant'Arcangelo, che comincia oggi e prosegue fino a domenica. Davvero tantissimi gli incontri, facciamo fatica a leggerli tutti. Tu ne hai citati alcuni, però sono davvero tanti. Vi rimandiamo sul sito del cantiere poetico, che è cantierepoetico.org, se non sbaglio. Aspetta, ricontrollo. Esatto. Comunque, ok, perfetto, grazie per la conferma. E insomma, buona manifestazione, buona poesia. Speriamo che questo messaggio inclusivo e di anche rivalutazione dei nostri errori, dei nostri limiti, forse alcune volte di una passione un po' troppo esuberante, possa coinvolgere più persone possibili. Grazie di cuore e a buona giornata. Arrivederci, ciao. Continuiamo con le notizie, ci spostiamo sulle pagine del Resto del Carlino e siamo sulle pagine della Valle del Rubicone per parlare di un bel progetto, Confine, un progetto da quasi 30.000 euro, un contributo esattamente di 29.500 euro a seguito dell'adesione al bando PAC 2022-2023, parliamo quindi di fondi europei, piano per l'arte contemporanea mosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura per proposte progettuali per l'acquisizione, la produzione e la valorizzazione di opere dell'arte e della creatività contemporanee destinate al patrimonio pubblico italiano. Il progetto Confine, in particolare, si concentra su una ricognizione fotografica lungo il Rubicone che si realizza nel contesto delle attività in essere dagli anni 90 che vedono il Comune di Savignano produrre, insieme ai progetti annuali dedicati alla fotografia contemporanea, una serie di ricognizioni fotografiche del territorio affidate a fotografi di chiara fama. Quindi Confine indaga i limiti di Savignano dalle colline al mare, seguendo il percorso del Rubicone per definire una mappa visiva di un territorio stratificato fra campagna e intenso sviluppo urbano. Proseguiamo, sempre un'altra bella iniziativa, siamo adesso a Cesenatico, sempre sulle pagine del Resto del Carlino, una serie di progetti nati da un gemellaggio tra il Rotary Club di appunto Cesenatico Mare insieme alle scuole e altre associazioni del territorio. Si comincia 4 novembre nel Salone del Grand Hotel Da Vinci, si terrà un interclub internazionale con altri Rotary Club, ma soprattutto saranno presentati una serie di progetti per aiutare giovani affetti da fibrosi cistica che interessano territori quali Abruzzo, Marche, Puglia e Toscana. Allora sono le 10:13, noi adesso ci prendiamo una breve pausa musicale, poi torniamo qui per continuare la lettura delle notizie e insomma faremo un altro po' di rassegna stampa assieme. Hello? I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6'4". I wish I was like 6'9", so I could get with Leoshi, cause she don't know me, but yo, she's really fine. You know, I see her all the time, everywhere I go, and even in my dreams, I can scheme a way to make her mine. Cause I know she
she's living fat. Her boyfriend's tall and he plays ball, so how am I gonna compete with that? Cause when it comes to playing basketball, I'm always last to be picked, and in some cases never picked it off. So I just lean up on the wall or sit up in the bleachers with the rest of the girls who came to watch their man ball. Dag y'all, I never understood black, why the jocks get the fly girls and me, I get the hood rats. I tell them scat, skittles, the bible, got hit with a bottle, but sit in the hospital for talking that mess. I confess it's a shame when you living in a city that's the size of a box and nobody knows your name. Glad I came to my senses, like quick, quick, got sick, sick to my stomach, overcoming by thoughts of being up together, right? So when I asked her out, she said I wasn't a type. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller, I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4 baller. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller, I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4 baller. I wish I had a brand new car. So far, I got this hatchback, and everywhere I go, yo, I get laughed at. And when I'm in my car, I'm laid back. I got an A-track and a spare tire in the back seat, but that's flat. And do you wanna know what's really whack? See, I can't even get a date, so what you think of that? I heard that prom night is a bomb night with a hood ratchet and old type of Rito. Figaro, when in my car, I can't even get a hello. Well, so many people wanna cruise Crenshaw on Sunday. One day, I'ma have to get in my car and go. You know, I take the 110 into the 105. Get off on Crenshaw, tell my homies look alive. Cause it's hard to survive when you're living in a concrete jungle and these girls keep passing me by. She looks fly, she looks fly. Make me say, my, my, my. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and 6-4 baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and 6-4 baller. I wish I was a little bit taller. A little bit taller. I wish I was a baller. I wish I was a wish I was a little bit taller. Was a little bit taller. I wish I was a baller. Wish I was a baller. I wish I was a little bit taller, y'all. A little bit taller. I wish I was a baller. Wish I was a baller. Wish I was a little bit taller. Was a little bit taller. Wish I was a baller. Hey, I wish I had my way, cause every day would be a Friday and you can even speed on the highway. I would play ghetto games, name my kids ghetto names. Little Mookie, Big Al, or Rain. Yo, you know that's on the real. So if you down on your luck, then you should know just how I feel. Cause if you don't want me around, see I go simple, I go easy, I go Greyhound. Hey, you, what's that sound? Everybody look what's going down. Ah, yes, ain't that fresh? Everybody wants to get down like that. Wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4 baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4 baller. Wish Skilo, sono le 10:17, noi siamo sempre in diretta su Radio Icaro e Icaro TV per Io ne ho lette cose, la nostra rassegna stampa che infatti ci porta sui giornali. Adesso siamo a pagina 7 del Corriere Romagna. Case per anziani, centinaia in lista d'attesa, più posti letto, investiamo 1 milione. In fila ben 488 persone. Il distretto di Rimini pronto ad aumentare la disponibilità degli accreditati. E da Palazzo Garampi segnalano che nei primi 9 mesi dell'anno il turnover nelle CRA è nell'ordine del 33%. Allora, questo argomento ci permette di raccontarvi una storia che abbiamo raccolto un paio di settimane fa. Siamo al Qui si sana, una CRA di Rimini, dove per vedere, per valutare, per capire come si lavora appunto nei centri di residenza per anziani è venuta una delegazione di infermieri dalla Slovenia, 20 infermieri che hanno passato una giornata al CRA di Qui si sana per appunto valutare ma anche chiacchierare per dare vita a uno scambio di buone pratiche. Siamo stati lì per capire insomma com'è andata questa giornata e quali valori ha fatto emergere. Vediamo. Da
Dall'incontro e dallo scambio di buone pratiche nascono sempre belle esperienze e occasioni di miglioramento. Un'opportunità come quella che si è svolta lo scorso 6 ottobre al Quisisana di Rimini, con la visita da parte di una delegazione slovena del settore sociosanitario. 20 operatori guidati dal dottor Miran Kerin, direttore del Centro per il Servizio Sociale di Podravie, e dalla dottoressa Elena Beziak-Buriak, direttrice di un complesso di 190 posti letto non lontano dalla capitale slovena, sono stati accolti dai dipendenti della CRA riminese, scelti dal gruppo sloveno per la qualità del servizio offerto. Siamo stati contattati dall'ambasciata perché questa delegazione, il loro responsabile, aveva cercato su internet una struttura di eccellenza e le attività fatte da Quisisana Rimini erano per loro delle attività nuove. Volevano vedere come funzionavano e quindi sono venuti qui a Rimini apposta per visitare la nostra Quisisana Rimini. Abbiamo gli stessi problemi comuni riguardo alla difficoltà di reperimento del personale, diciamo problemi che piano piano stiamo bypassando con la fidelizzazione del personale che c'è. Loro hanno delle strutture molto grandi, un pochino ancora dei concetti vecchi, strutture da 200 posti dove l'assistenza è meno personalizzata. Loro quella cosa che hanno di più apprezzato è le camere doppie, le camere singole, molto spaziose, molto personale in rapporto a quelli che sono le persone ospitate. Sono stati molto attenti a quella che è proprio la tipologia di servizio erogato. Oggi abbiamo presentato loro il funzionamento completo della struttura, dall'ingresso di una persona alla tipologia dei pagamenti, di chi paga, se paga lo Stato. I loro interessi erano su questa, la fisioterapia, come si svolge la fisioterapia, spiegare loro la differenza che noi pratichiamo da un'animazione in una classica struttura a una terapia occupazionale che viene svolta in questa struttura. Cioè, quindi loro avevano molto interesse nella innovazione da portare nelle loro strutture. Ovviamente ci hanno invitato e ricambieremo la visita a breve, spero. Noi siamo un gruppo di più strutture divise tra Emilia Romagna e la Toscana. Il gruppo Quisisana è anche titolare del più grande portale italiano sulla terza età, che è terzaetà.com. Quindi tutto questo ci dà una visibilità importante. Noi non siamo la classica struttura dove da ricovero, come si suol dire. Noi siamo una struttura che è predisposta alla cura. Dicevo con loro, li ho fatti sorridere quando gli ho detto la nostra teoria è che l'anziano deve rimanere a casa con la famiglia fino a quando la famiglia è in grado di gestirlo. Quando la famiglia non è più in grado di gestirlo, a quel punto dobbiamo essere noi in grado di farlo, e la presunzione che abbiamo di essere in grado di farlo ci deve far alzare il livello di assistenza. Una giornata emozionante sia per gli ospiti che per il personale sloveno, che hanno apprezzato il calore dei rapporti e il clima cordiale e festoso che ha accompagnato la visita nei diversi piani della struttura insieme agli ospiti. La giornata tipo nella nostra struttura inizia alle 7 inizia con le consegne da parte dei tre operatori, tra il turno notturno con il turno del mattino, dove si organizza praticamente la giornata. Non possiamo dire la giornata tipo è così, perché tutti i giorni potrebbero essere dei cambiamenti dal punto di vista della condizione di salute dei pazienti, quindi noi non possiamo organizzare, non sono tutti i giorni uguali. In genere si iniziano con le alzate dalle 7:30 fino alle 9:30, al massimo alle 10, le colazioni di sotto in sala pranzo e anche per chi gradisce nelle camere. Dopodiché iniziano le attività, c'è chi va a prendere il caffè al bar accompagnato dalla terapista occupazionale, c'è chi va in palestra a fare la fisioterapia, c'è chi preferisce stare di sopra a guardare la TV, c'è chi vuole fare delle attività manuali. Quindi noi abbiamo un'utenza così varia, così diversa, che gli spazi sono
in effetti sono piccolini, però loro si dividono, sono molto bravi proprio i pazienti, perché si dividono in gruppi, gruppetti, e fanno diverse attività. Dopo arriva il momento del pasto, del pranzo, e dopo il riposo pomeridiano. Nel pomeriggio la merenda, le idratazioni e le altre attività, la sera cena, e dopo cena si va a letto. Chi vuole rimanere in soggiorno per vedere, guardare ancora la TV, rimane, può rimanere, e va posizionato, portato a letto dal operatore notturno. Io penso che siamo riusciti a creare questo gruppo così familiare. E accogliamo l'anziano, e non solo l'anziano, accogliamo anche la famiglia, e noi come persone siamo così accoglienti, familiari, solari, siamo molto uniti tra di noi, siamo uniti con i familiari, uniti con gli anziani, ed è normale che anche le persone di fuori sentono questo messaggio. Io sono molto contenta che arriva questo messaggio al territorio, e come abbiamo visto anche fuori Italia. È molto bello, molto bello. Alla fine della mattinata i 20 ospiti della delegazione sono rimasti felicemente impressionati dalle attività e dagli ambienti del Qui si sana. Tante le pratiche e le modalità in comune per le due strutture, così come gli spunti che la delegazione slovena porterà a casa, non prima però di aver ricambiato l'invito al personale della CRA a visitare la propria struttura. Slovenia is quite close to the north of Italia. In questi tre giorni 20 operatori della nostra struttura sono venuti a vedere come in Italia lavorano gli operatori professionali per anziani, quali sono le vostre pratiche professionali, come vengono preparati i professionisti per lavorare con le persone che non possono più rimanere a casa, o di come necessitano di socializzare con chi rimane a casa. È sempre una buona cosa vedere nuove buone pratiche in entrambe queste situazioni. Slovenia. Per me scambiare conoscenze ed esperienze è molto importante per avere un alto livello di professionalizzazione in questo campo. Alla fine di questo incontro posso dire che abbiamo approcci simili, ed è una bella cosa vedere come i nostri infermieri, il nostro livello professionale è simile al vostro in Italia. Ad esempio, quanti infermieri lavorano con le persone a casa, con gli anziani? Quali tipi di professionalità? I professionisti lavorano in questo settore, il modo in cui vi approcciate agli anziani, soprattutto nel rispettare la loro individualità, nella ricerca di farli sentire come a casa. È bello vedere queste somiglianze. La nostra è una grande struttura che conta 190 persone, di cui più della metà di personale, ed è bello confrontarci con una struttura con meno persone. Questo è per noi un ulteriore passo di miglioramento nei confronti degli anziani. La Slovenia è vicina al nord Italia. Abbiamo cercato in Toscana ed Emilia-Romagna per trovare strutture simili che ci potessero ospitare. Ci rendiamo conto che non è facile lasciare il lavoro per 2-3 ore per dedicarsi a persone venute da fuori, e siamo molto contenti che il Qui si sana e il suo direttore ci abbiano ospitato. Ci siamo resi conto di avere buone professionalità in Slovenia, e ora ci piacerebbe ricambiare l'invito e ospitare il personale della struttura da noi. Una cosa che ci è piaciuta molto dell'Italia è il calore, il contatto con le persone, una cosa molto importante anche per noi. E questo è il racconto della giornata, una giornata che insomma dà vita a nuovi contatti, a nuove conoscenze, e soprattutto è sempre interessante guardare come lavorano gli altri nei nostri stessi settori, in modo da imparare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, e nel contempo fornire anche loro alcune delle nostre esperienze. Sono le 10:28, noi siamo quasi in chiusura dell'appuntamento di questo martedì mattina con Io ne ho lette cose, ma come sempre ogni martedì non ci possiamo lasciare senza aver ascoltato i consigli di lettura di Gianluca Guidomei. Buongiorno e bentrovati. Il libro di oggi parla di un animale che noi sottovalutiamo normalmente, a volte addirittura disprezziamo. In realtà
è un animale preziosissimo per la vita sulla Terra. Polly Owen e Gwen Millward hanno scritto il libro Darwin, i vermi e lo spettacolo della supercacca, pubblicato da Mondadori. Si racconta in questo libro molto divertente, molto colorato, molto ironico anche ludico, giocoso, di come Darwin, Charles Darwin, il grande naturalista che viaggiò in tutto il mondo per studiare la natura, che per lui era un grande enigma, viaggiò in tutto il mondo, soprattutto in Sud America, quindi le famose Galapagos, ma la Patagonia, l'Argentina, e quindi scoprì, vide e studiò i comportamenti di tantissimi animali diversi. Ma ce n'era uno che lo incuriosiva più di tutti, tanto che scrisse un libro specifico su questo animale. E questo animale era un semplicissimo, banalissimo, viscido e strisciante lombrico. Era davvero affascinato dal fatto che i lombrichi, oppure o meglio milioni di queste piccole creature, sono in grado di modificare il nostro pianeta. In realtà per molte persone erano semplicemente degli animali dannosi che rovinavano principalmente i giardini. Eppure Darwin era sicuro che i lombrichi fossero degli animali assolutamente sorprendenti, che avessero addirittura questo superpotere appunto di modificare l'ambiente, e in realtà poi scoprì di renderlo addirittura migliore e cercò di capire quali fossero i loro superpoteri. In questo libro si gioca su dei tentativi che effettivamente Charles Darwin fece, anche in maniera forse un po' goffa rispetto allo studioso che era, e per esempio cercò di capire se i lombrichi potessero vedere, tutte le prove che fece, gli esperimenti che fece, alla fine capì che non avevano gli occhi e non capiva come potessero, per esempio, distinguere il giorno dalla notte. Fece altre prove con una lampada che accese, riaccese, spense, rispense, e i lombrichi salivano in superficie quando si accendeva la luce, tornavano sotto la superficie di questo pezzettino di terra che lui aveva utilizzato, e appunto quando la luce si spegneva. Quindi concluse che, pur essendo privi di occhi, distinguevano la luce dal buio grazie a dei sensori sulla pelle, che sono dei fotorecettori che funzionano con lo stesso principio dei lampioni, no? che ad esempio noi spegniamo automaticamente alle prime luci dell'alba. Fece altri tentativi con il suo pianoforte, con altri strumenti, cercò di saggiare le capacità uditive di questi lombrichi. Anche qui non era il loro superpotere l'udito, perché i lombrichi sono sordi. Capì che però in qualche modo riuscivano a percepire non tanto un rumore, ma delle vibrazioni. Lo capì mettendo alcuni lombrichi sopra un pianoforte, poi suonando, capì che i lombrichi, venendo fuori, avevano sentito, percepito le vibrazioni e che si muovono normalmente sul terreno, ovviamente, quando sentono tremare il terreno. Fece tanti altri esperimenti, li studiò un po' per tutta la vita, cercò di far capire davvero la grande, immensa importanza dei lombrichi, ma non riusciva in fondo a dire quale fosse davvero il loro superpotere, finché un po' casualmente scoprì che il loro vero grande superpotere è qualcosa che ai bambini piace sempre tantissimo, insomma, qualcosa di cui parlare, anche per sfatare questo, come dire, questa cosa che tutti noi facciamo tutti i giorni, dal mattino alla sera, che è la cacca. La cacca dei lombrichi è davvero il loro superpotere, perché la cacca dei lombrichi, che in fondo alla fine è humus, è quello che in fondo fa, per esempio, crescere le piante grandi e rigogliose, e quindi un grande
fertilizzante. I lombrichi rivoltano la terra, ossigenano la terra e tutto quello che mangiano poi lo trasformano in una sorta di fertilizzante. Ecco, quindi questo libro divertente, con ovviamente nozioni assolutamente realistiche, reali e fondate, è un po' un modo per portare una rivincita, un animale appunto che noi normalmente bistrattiamo, un animale che dobbiamo sicuramente preservare, e dobbiamo sempre pensare che, come tanti altri animali, sono molti più di noi. Pensiamo soltanto che per ogni persona che vive sulla Terra ci sono 7 milioni di lombrichi, quindi cerchiamo di non farli arrabbiare. Beh, una proporzione davvero interessante e spaventosa, e in alcuni casi secondo me lombrichi e esseri umani sono, insomma, si somigliano molto più di quanto dovrebbero. Grazie come sempre a Gianluca Guidomei che ci ha consigliato un altro libro, così come fa tutte le settimane. Grazie agli ospiti di questa puntata, grazie a voi che ci avete seguito. Noi siamo arrivati in chiusura di Io ne ho lette cose, la nostra puntata del martedì mattina, e sono le 10 e sto aspettando che scattino i secondi, 10:35, abbiamo fatto la nostra mezz'ora anche oggi. L'appuntamento è per giovedì, sempre qualche minuto dopo le 10. Adesso lasciamo la parola a Max Alberici e Matteo Munaretto per Faccio cose e vedo gente. Buona giornata. Io ne ho lette cose che voi umani non potreste immaginarvi.